Siamo sul palco Matteo Troia, dal palco dell'Italia Digital Days della rete di Venaria, arriva direttamente qui al palco di Nova 2016. Prego. Buongiorno a tutti, è un onore per me prendere parte a questa bella festa e voglio subito ringraziare chi la rende possibile. Un team di ragazzi e ragazze giovani, ma soprattutto competenti, brillanti, capaci. Sono giovani che hanno una visione di quello che siamo, ma soprattutto di quello che saremo. E questa è una cosa importantissima se vogliamo farci amico un futuro che a tratti appare terribile, preoccupante, a tratti però assolutamente meraviglioso. Mi trovo dietro a questo microfono per parlarvi di innovazione sociale. Trovo che sia il tipo di innovazione più difficile, perché è la base di qualsiasi altro tipo di innovazione che vi possa venire in mente. L'innovazione sociale è l'unica che ha un target, gli altri, chi ci sta di fronte, chi ci sta accanto. Come direbbe lo scrittore Henry De Luca, quando lavoriamo per gli altri, lavoriamo per il nostro prossimo, che è il superlativo di vicino, il vicinissimo. Parlare di innovazione non è affatto facile, un po' perché, diciamocelo, è un termine un pochino abusato e sulla bocca di tutti, e talvolta raccontiamo e parliamo dell'innovazione come un qualcosa che arriva per risolvere tutti i problemi, una sorta di panacea di tutti i mali. Non è così, e anzi vi dirò di più, talvolta nella foga e nell'affanno di voler innovare a tutti i costi, perdiamo di vista le ragioni profonde che ci spingono a fare quello che stiamo facendo. Se penso a degli esempi di innovazione sociale me ne vengono in mente moltissimi. L'innovazione sociale è quella tecnologica, e la tecnologia è uno dei settori in assoluto più promettenti dei prossimi 5, 10, 15 anni. Nella tecnologia ci aspettano degli sviluppi incredibili nell'intelligenza artificiale, come nella robotica, come nell'automazione, tutti settori che porteranno enormi benefici per le nostre comunità. Ma l'innovazione sociale è anche quella della genomica, se pensiamo ad esempio alla possibilità di poter leggere il nostro DNA alla scoperta e alla ricerca di quei geni che oggi causano le malattie nel corso della nostra vita, e aiutati dalla medicina possiamo andare a preparare, a produrre delle terapie mirate sempre più efficaci, sempre più specializzate. Oggi sono innovatori sociali gli architetti e gli ingegneri che sono chiamati a ripensare, a riprogettare sotto la parola chiave della sostenibilità la città in cui viviamo e le città del futuro. Ma certamente sono innovatori sociali anche chi si occupa di legge, di giurisprudenza, in un mondo in cui oggi il cittadino ha sempre meno chiaro quali sono i propri diritti e i propri doveri, soprattutto in rete, e il confine tra pubblico e privato è sempre meno definito. Permettetemi infine di includere in questa lista di innovatori sociali anche gli umanisti, gli scrittori, i poeti, i filosofi. A loro il compito di innovare il modo con cui raccontarci la bellezza del nostro paese e della nostra comunità, e anche la bellezza che verrà. Tutti insomma possiamo innovare socialmente il nostro territorio. Nel mio piccolo l'ho fatto con una cosa molto semplice, che non ha nulla di eccezionale ma che ha portato grandi benefici, e l'ho fatto con gli anziani. Ho provato per 2 anni ad insegnare loro ad usare il computer ed è stata un'esperienza che mi ha lasciato molto di più di quello che io ho dato a loro. Provate a prendere un anziano e a metterlo davanti alla semplicità, alla banalità dell'home page di Google. Prima sarà diffidente, poi impaurito, poi scettico, alla fine ci proverà e digiterà la sua prima richiesta, la sua prima domanda a Google, e Google nell'istante dopo gli risponderà con milioni e milioni di risultati. In quell'esatto istante quella persona non avrà certamente chiaro come funziona internet dal punto di vista tecnico, ma avrà capito la potenza, la magia, l'efficacia della rete di internet, e allora si emozionerà. Un giorno una signora, dopo che abbiamo fatto lezione appunto di computer, mi si è avvicinata e mi ha detto: grazie, oggi mi sono emozionata. Agli anziani ho insegnato a navigare in internet, ma anche a usare un mouse, insegnando loro a rilassare la loro mano su un oggetto così inusuale per loro. Qualcuno di loro ha ritrovato qualche nipote tramite la rete, qualcuno ha ascoltato una canzone che non ascoltava da almeno 50 anni, qualcun altro ha rivisto grazie al 3D una casa dove abitava da bambino. E in tutto questo, mentre io insegnavo qualcosa a loro, loro facevano qualcosa per me.
mi hanno raccontato delle storie che nessuna tecnologia sarà mai in grado di raccontare allo stesso modo, mi hanno trasmesso delle perle di saggezza, delle visioni anche del futuro che nessun algoritmo saprà mai rappresentare. Quello che ho imparato quindi è che fare memoria è importante per progettare il futuro, e senza la consapevolezza di quello che c'è oggi in questo nostro tempo sarebbe inutile progettare il domani, sarebbe come fare un'escursione senza allenamento, senza regole, senza una meta, senza una destinazione. Tutti noi possiamo fare qualcosa, e quello che ho scoperto incredibilmente nella mia esperienza è che quello che serve fare oggi voi già lo sapete, quello che è giusto fare voi già lo sapete, le cose che oggi sono urgenti da fare voi già sapete quali sono. Basta che vi guardiate da prima intorno e poi dentro di voi. Per cambiare le cose, con l'innovazione o senza innovazione, basta solo che vi guardiate dentro e vi ponete una semplice domanda: con le mie competenze, con quello che so fare, come posso migliorare la vita degli altri? Come posso migliorare la vita del mio prossimo? E troverete la risposta dentro di voi. Vi assicuro che sarà molto molto difficile passare poi dal pensiero all'azione, ma la storia ci ha insegnato che chi ha avuto una fiducia in se stesso più forte della paura ha poi scoperto l'America. Concludo condividendo con voi delle parole che a me stanno particolarmente a cuore. Individuate i fari, ascoltate il vento, diffidate dalle secche e stendete una rotta. Le mappe, ne sono certo, le avete. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Grazie mille Matteo.